Ciao! In questo nostro viaggio dentro i libri non poteva mancare un libro che è caposaldo della cultura siciliana ed è La Centona di Martoglio. Io, come ben sapete, amo scrivere anche in dialetto siciliano. È uno degli scrittori ai quali faccio riferimento è proprio Martoglio. Io insomma proverò a leggervi adesso una poesia sua che si intitola Mari. Mari, caparichino e poeta funni, cu vadde monti capricciosi e sciammi, catenni lancilenti sopralunni e li verdischi in tali to caranni. Mari, ca cui lo cielo ti confondi, ca fai tanto camino e non hai gammi, ca vesti in oro ed i ricchi abbonni, ca non si fuoco e puro ietti ciammi. Tu, ca diatro sei di tanti rammi, tu, ca diritti nai tristi e profondi, tu, ca fai lacrimare e fa a tanti mammi. Mi sai dire chi è? Cadisti spugni, solo che ti catita Dio, stu cori inciammi? Mi sai dire chi è? Mari, arrispugni. Questo è un dialogo che lui, che l'autore fa con il mare. Dice, sei teatro di drammi, sei profondo e triste quanto invece anche fai lacrimare anche le mamme. E poi gli fa questa domanda. Mi sai dire perché solo a guardarti il cuore mi si inciampa? Il mare ha questa grande potenza di raccogliere. Anche io nel mio poema Maranima, testo poetico e opere tridimensionali di poesia sculturata di cui più in là vi parlerò. Anch'io prendo il mare e gli faccio tante domande, ma anche il mare fa domande a noi, ci domanda cose, sta a noi poi ascoltarle. Mi ha dato la possibilità di parlare del mare Nino Martoglio e la sua Centona. E sempre vi ringrazio di questo scambio unilaterale per adesso, magari che prima o poi io possa avere il coraggio di fare delle dirette. Vi ringrazio di nuovo e vi do appuntamento a un prossimo incontro. Ciao!